condizioni climatiche non sono così usuali. Comunque Ronaldo ha giocato anche in Europa e non solo a Milano, e può essere sicuramente un handicap, ma staremo a vedere. Intanto tutto è pronto, Bruno, e l'Inter a battere il calcio d'avvio. Sì, sarà l'Inter a battere il calcio d'avvio, sono le 20 e le 19.30 di Mosca, corrispondenti alle 17.30 italiane. Si gioca ancora con la luce naturale. Calcio d'avvio per l'Inter, c'è questo lungo lancio in profondità con la ribattuta, ecco che entra in possesso di palla Alenichev, il capitano della Spartak, il giocatore forse più temuto, Titov, poi è entrato in azione e viene servito Gorlukovic sulla destra. Parte il suggerimento lungo per lo scatto di Tikhonov. Lo stesso Tikhonov effettua la rimessa laterale, entra in possesso di palla ora Robson, tenta di effettuare il traversone, il pallone si spegne a fondo campo. C'è stata una deviazione, tiro d'angolo in possesso di palla ancora pericolosamente lo Spartak, ma il tentativo di conclusione da centro area finisce a fondo campo. Dobbiamo dire che c'è questo brasiliano che si chiama Robson, che è un amico di Zé Elias, che è squalificato questa sera, e i due si sono incontrati per la prima volta dopo diversi anni proprio 15 giorni fa a San Siro dopo un fallo di gioco, non si erano riconosciuti prima. Intanto c'è questo lungo rilancio operato in profondità, è Zamorano che entra in possesso di palla, poi l'intervento da parte di Simeone che tocca ancora su Zamorano, la palla viene ora data a Ronaldo che sguscia via sulla sinistra, assaltati due avversari, il secondo Ananco, il libero, interviene fallosamente su di lui e il libero della squadra, vedete la strana acconciatura di Ronaldo che si è guadagnato questo calcio di punizione. Ananco, il libero, è andato a chiudere in seconda battuta, ha commesso fallo, è un giocatore in diffida, è già stato ammonito nelle precedenti partite. Lo stesso Ronaldo, accanto a lui c'è anche Moriero, parte Moriero, effettua la finta, il destro è di Ronaldo, direttamente verso la porta c'è una deviazione per il colpo di testa di Alenichev, il controllo effettuato da Tikhonov. Tikhonov all'apertura a favore di Zimbalar, sul quale interviene a coprire Zanetti che gioca, come detto, a sinistra. I due centrali del centrocampo dell'Inter sono Simeone e Coe, dall'altra parte Moriero. Gorlukovic, siamo alle battute iniziali, è il secondo minuto di gioco, 0-0. Ricordo ancora che l'Inter ha vinto per 2-1 il match d'andata e quindi deve cercare di capitalizzare al meglio questo risultato, che è un risultato comunque insidioso. Ancora Gorlukovic alla rimessa, riceve il passaggio di ritorno, disimpegna centralmente a favore di Alenichev, va al controllo il tecnico 26enne, giocatore dello Spartak, che però viene fermato, c'è la possibilità del contropiede dell'Inter con Ronaldo ancora a sinistra, punta l'avversario, converge, viene ancora toccato sul piede d'appoggio, a giudizio dell'arbitro non c'è irregolarità e riparte ancora con Ananco lo Spartak. Poi viene fermato Tikhonov ed è Gorlukovic costretto al lungo passaggio all'indietro su Filomonov. Ancora Filomonov, il portiere, c'è su di lui Zamorano, evitato in maniera elegante, ovviamente vedete che il pallone non rimbalza troppo sul fondo del terreno, che tuttavia risulta praticabile, non c'è un filo d'erba. Gorlukovic, palla sul destro, osserva la disposizione dei compagni, viene attaccato, poi effettua il suggerimento su Konov che dà in profondità a Robson. Va ancora Robson, colonnese in strettissima marcatura, poi c'è il pallone in fallo laterale toccato per ultimo dal giocatore della Spartak. Mentre Tikhonov si è sistemato sulla destra, l'andata non c'era, squalificato, lo sta prendendo West, colonnese su
Robson, mentre sulla destra stabilmente si trattiene Sartor, ma attenzione ad Alenicev. Alenicev che ha dato centralmente a Titov, arriva di gran carriera Evseyev. Va ancora Evseyev, cerca lo spazio per il traversone, ottiene un calcio d'angolo. Battuta iniziale della partita, siamo sullo 0-0. Vedete inquadrato il giocatore brasiliano Robson. È abbastanza strano che un giocatore brasiliano militi in una formazione russa, mentre viene in avanti anche Romashenko, giocatore molto alto e un difensore, ed è Zimbalar che effettua il tiro dalla bandierina. Palla spiovere in area pericolosamente, c'è un accenno di protesta, pallone ancora a fondo campo e nuovo tiro d'angolo per lo Spartak di Mosca. Sempre Zimbalar, parabola alta, Pagliuca di pugno, al limite dell'area il pallone, poi è Zamorano che lo mette fuori, pallone che viene prolungato ma controllato ancora dai giocatori russi. Ora è Gorlukovic in azione, riesce ad andare via, West ora su di lui, West lo anticipa, Gorlukovic probabilmente commette fallo su di lui e dello stesso avviso l'arbitro Dallas e comanda il conseguente calcio di punizione. Inquadrato Gorlukovic, il difensore esterno destro, spinge frequentemente sulla fascia, lo ha fatto anche a San Siro. Ricordiamo le 34 volte che l'Inter ha avuto a suo favore, le 34 conclusioni verso la porta di Filimonov con sole due reti. E intanto c'è questo rinvio corto di Pagliuca e Colonnese leggermente in difficoltà. Una squadra, hai detto Bruno, che lascia giocare, che gioca comunque molto bene a pallone. Certo, questo terreno, lo ribadiamo ancora una volta, non permette come in questo caso anche controlli regolari e quindi talvolta il gioco è approssimativo. Di West la rimessa, Zanetti. Zanetti attaccato irregolarmente ancora da Gorlukovic, gioco fermo, si riprende con un calcio di punizione per l'Inter che, come vedete, gioca nell'ormai tradizionale casacca di Coppa. Taribo West con il destro molto lungo a cercare Zamorano, Zamorano verso il centro, attenzione Simeone, su Simeone c'è l'intervento di Gorlukovic in calcio d'angolo, ma contemporaneamente anche l'arbitro ravvisa una qualche irregolarità, si riprende, vedete, con un calcio di punizione a favore della formazione dello Spartak. Zamorano, autore del primo gol dell'Inter a San Siro in chiusura del primo tempo, poi c'era stato il pareggio da parte di Alenicev e in chiusura Zelias, oggi squalificato per il 2-1. Attenzione, palla dentro, grande conclusione Pagliuca in due tempi, miracoloso l'intervento del portiere dell'Inter, prima sul tiro di Tikhonov e poi sul successivo tentativo, vicinissimo al gol lo Spartak che ora attacca con grande determinazione, ancora Tikhonov, poi c'è l'iniziativa di Titov, va a chiudere Bergomi, intervento dell'arbitro, gioco fermo e calcio di punizione, inquadratura meritatissima per Pagliuca che ha compiuto un autentico miracolo, prima sulla conclusione di Tikhonov e poi sul successivo tentativo di Titov. Comunque credo che non sia stato West abile a chiudere sul numero 11 russo, Colonnese non ha abbandonato Robson e ha rischiato veramente la mano sinistra Pagliuca sull'iniziativa del brasiliano, mentre rivediamo ancora la conclusione di Titonov con Robson anticipato ancora da Pagliuca. Senegol dunque, attenzione a questi inserimenti centrali dei centrocampisti, lo stesso Simoni aveva detto di temere in particolare Alenicev e Titov si è subito presentato con questa conclusione pericolosissima. Tikhonov ruba il pallone al centrocampo, l'ha già giocato su Alenicev, da questi il pallone ancora in profondità, poi lo Spartak che si avvicina all'area interista e vi entra con questo traversone sul quale Taribo West è costretto in calcio d'angolo. Molto aggressiva la formazione dello Spartak in queste battute iniziali. Siamo al nono del primo tempo, fioccano i tiri d'angolo, Pagliuca già chiamato a un intervento estremamente difficile. Parte il nuovo tiro dalla bandierina, la parabola bassa è messa fuori, interviene
di testa anche Ronaldo, poi il pallone viene dato a Klestov che lo smista dalla parte opposta su Evseyev. In profondità il pallone per Robson, fermato in fallo laterale. In effetti nominalmente c'è il solo Robson di punta nelle file dello Spartak, ma c'è il costante appoggio dei centrocampisti. Ora Klestov in azione, batte molto lungo, esce Pagliuca. Intanto lo stadio della Dinamo si è andato riempiendo, e valutabili in 35.000 spettatori, quindi arrivati alla fase. E c'è ora Moriero che viene fermato dall'arbitro. Avete visto che Moriero non era d'accordo sulla decisione, mentre osserviamo ancora Leinichev che riceve il passaggio di ritorno dal compagno e la mente. Poi Titov, giocatore molto alto ma molto tecnico, in profondità su Robson, il buon anticipo da parte di Colonnese, la palla è per Ronaldo. Due su di lui, giù Ronaldo, si prosegue, anticipo di Taribo West, palla per Simeone dentro, a cercare Zamorano, manca l'anticipo Klestov, ma è ben piazzato Evseyev alle sue spalle e riparte ancora lo Spartak. Sempre con Gorlukovic sulla destra, al centro per Robson, tocco all'indietro a favore di Titov, va poi Tikhonov a effettuare il traversone, attenzione c'è il tocco al centro area di Titov, è un nuovo tiro dalla bandierina, inquadrato Titov, giocatore esile ma longilineo e soprattutto dotato di un'ottica tecnica individuale. Attenzione, il pallone ancora nell'area interista, il tiro e il gol, ha segnato Tikhonov. E ora per l'Inter si fa tutto estremamente più difficile. Tikhonov all'11° del primo tempo sblocca la situazione, anche in questo caso non mi è parsa impeccabile la retroguardia dell'Inter. Rivediamo, vedete su tiro d'angolo viene lasciata la possibilità dello scambio, il dribbling su Zanetti, il destro da posizione molto angolata, non può farci nulla Pagliuca e lo Spartak passa in vantaggio. Attenzione, con questo risultato la qualificazione per la finale di Coppa UEFA è per i russi. E l'Inter ha patito nei primi 11 minuti la manovra rembante dello Spartak, un errore sulla sinistra, ma vediamo come l'Inter prova a riorganizzarsi, qualche problema nelle marcature, questo Tikhonov che all'andata non c'era, che è veramente messo nei guai tutti. Attenzione ancora questa pericolosissima incursione, il traversone che taglia tutta l'area e viene raccolto dalla parte opposta da West che va al rinvio con il sinistro, intercetta Klestov, ha già lasciato il pallone ad Aleinichev. Ecco il solito tocco di Titov per la conclusione di Evseyev con palla rinviata in palla laterale. Continua ad attaccare con grandissima determinazione la formazione moscovita dello Spartak, la semifinale di ritorno di Coppa UEFA 1-0 per lo Spartak, Inter in chiara difficoltà in queste battute iniziali. Romashenko, il pallone per Gorlukovic, la palla affidata a Tikhonov, molto bravo, poi Zanetti, ora West, quindi Simeone, anticipato nettamente Zamorano che tenta di tornare sul pallone, poi c'è Bergomi che va al rinvio, sul rimpallo è però pronto Zimbalar, va ancora Zimbalar a cercare spazio, molto vivaci i giocatori dello Spartak, ancora una buona iniziativa, parte questa traversione, attenzione Gorlukovic, sinistro Pagliuca, i due tempi sul nuovo attacco da parte di Robson. È andata alla conclusione stavolta Gorlukovic, inquadrato il tecnico Romanziev che indubbiamente sarà soddisfatto del grandissimo avvio della propria squadra, Inter che soffre. Sì, un Inter che comunque Bruno ha sempre giocato quasi in salita, quest'anno la competizione UEFA, ricordiamo gli insuccessi a San Siro con il Lione, poi le vittorie esterne al Lione, il 2-0 di Strasburgo, un Inter che in Coppa ha sempre dovuto faticare per guadagnarsi la qualificazione a partire dal secondo turno.
E prova ora l'Inter a venire in avanti di Sartor, questo lungo traversone sul quale c'è il colpo di testa di Klestov. Al centrocampo il pallone è affidato a Simeone, che di prima lo smista sulla destra. Tentano la combinazione ancora Sartor e Moriero, operazione non riuscita, rimessa per Evstejev. I minuti di gioco sono 14 nel corso del primo tempo. A Mosca lo Spartak sta conducendo per 1-0 nei confronti dell'Inter. Sartor, Moriero, tenta di andare via, viene fermato, poi a centrocampo la solita impostazione da parte di Alejnichev, che ha smarcato Gorlukovic. Va Gorlukovic a combinare con l'ottimo Tikhonov, ancora Tikhonov lanciato, ma c'è il gladiatorio Simeone che poi costringe al fallo Gorlukovic, che viene ammonito. Ammonizione per Gorlukovic al quarto d'ora di gioco e la prima della partita. Non era affatto nell'elenco dei diffidati per quanto riguarda la formazione dello Spartak. Ricordiamo che tra i nerazzurri Zanetti, Winter, West e Colonnese sono i diffidati. Calcio di punizione che viene battuto da West, mentre si spostano in avanti tutti i giocatori dell'Inter. Vedete un po' di perplessità sulla panchina nerazzurra, palla in area, mette giù Zamorano, poi la conclusione da parte di Moriero, ribattuta, il pallone allontanato con questa buona triangolazione dall'area dello Spartak, viene in avanti Gorlukovic, ancora il solito Alejnichev, palla fatta filtrare, 1-2, poi lancio in profondità controllato da Sartor. Coe, va Coe, viene fermato da Zimbalar, torna Coe, ma gli ruba nuovamente il pallone Evstejev, che va via sulla sinistra, lunghissima azione di Evstejev, poi lo stesso Evstejev, serie di batti e ribatti, quindi Tikhonov, poi il lancio verso Moriero da parte di Sartor, ancora anticipati i giocatori dell'Inter, nuovamente in avanti lo Spartak con Alejnichev, parte il traversone, Taribo West è costretto in angolo. No, direi che sembrano veramente a proprio agio i giocatori dello Spartak su questo terreno, mentre gravi le difficoltà dei nerazzurri nel trovare la coesione soprattutto tra i reparti. C'è naturalmente un grande entusiasmo da parte dei sostenitori dello Spartak di Mosca, che ha avuto un avvio vibrante, ha sbloccato il risultato all'undicesimo con Tikhonov e ora è ancora in attacco, va a artigliare il pallone in presa aerea Pagliuca. 17 minuti di gioco nel corso del primo tempo, finora la partita e purtroppo anche il gol l'ha fatto lo Spartak di Mosca. Ananko piazzato nella posizione classica del libero, a centrocampo avanza ora Romashenko, il tocco è per Robson che punta Sartor, disimpegna poi all'indietro in maniera sbagliata, tenta di approfittarne Ronaldo, su Ronaldo c'è l'intervento irregolare di Klestov, conseguente calcio di punizione già battuto ma in maniera non regolare, tutto da rifare. Batte ora Bergomi, cambia con Colonnese, ora Sartor tenta di dare un po' di ordine alla propria manovra, l'Inter aggancia un difficile pallone Coe, ma poi viene preso nella morsa dei difensori avversari, allontana Titov, il colpo di testa ancora effettuato da Moriero, da Sartor due volte, poi Moriero, ma il pallone termina fuori. Quadrato Coe. Trattava anzi di un calcio di punizione, evidentemente. Ananko, Krestov, Alejnichev, ora in profondità, nuovo inserimento pericolosissimo di Titov che poi lascia sfilare il pallone in calcio d'angolo. E combinano benissimo al centrocampo Alejnichev e Titov ed è un'autentica spina sul fianco destro del fronte d'attacco dello Spartak, l'autore del gol Tikhonov.
ennesimo tiro dalla bandierina. L'Inter ha stentato moltissimo a entrare in partita. Ancora lo Spartak, palla fuori di Zimbalari, il traversone costretto sulla difensiva anche Zamorano. Poi c'è questo lungo lancio molto preciso a favore ancora di Zimbalar, che mette giù la sovrapposizione di Gorlukovic, il cross sbagliato, ma tenta ancora di giocare in grande proiezione offensiva la Spartak di Mosca, e l'Inter dà la sensazione di non riuscire ad arginare le manovre avversarie a centrocampo. Sì, soprattutto lo Spartak affonda i propri colpi sul settore destro dell'attacco con Tikhonov, che prova a portare fuori zona costantemente Taribo West, costretto al raddoppio spesso Zanetti o anche Simeone. Vedete che Colonnese ora ha abbandonato Robson, che si è preso cura di Bergomi. Ancora il traversone da parte di Tikhonov, sul quale effettivamente c'è una certa difficoltà da parte di Taribo West, con Colonnese che non trova Robson, il quale doveva essere il riferimento offensivo centrale, invece svaria molto da una parte e dall'altra. Vedete che anche Simoni sta dando le sue indicazioni, perché è fin troppo evidente che l'Inter sta soffrendo le manovre avversarie. Ora prova questa verticalizzazione Sartori, il suo traversone messo fuori area da Romashenko. Attenzione al contropiede dello Spartak, gara velocissima nonostante il fondo del terreno insidioso, e Titov in possesso di palla, attenzione al limite dell'area di rigore, smarca poi Alenichev che viene fermato in calcio d'angolo. E c'è anche Simeone che va a dare manforte a Bergomi e compagni, ma in effetti le marcature sono quasi saltate, perché ci sono pochi punti di riferimento. Sono bravissimi i giocatori dello Spartak nello spostarsi da una parte all'altra dell'area di rigore nerazzurro. Sempre Zimbalar dalla bandierina, vediamo il tiro piuttosto basso e Coe che lo mette fuori. Ancora possibilità per lo Spartak, Evseyev all'indietro ad Ananko. Da questo è da Alenichev, abilissimo a smarcarsi a centrocampo. Ancora il pallone in profondità, un controllo e la possibilità di tiro per Robson, che viene dopo un rimpallo anticipato all'ultimo momento. Azione pericolosissima. Ronaldo sull'altro fronte tenta l'azione solitaria, viene fermato da Klestov che lo marca in prima battuta, poi viene aiutato anche dai compagni. A centrocampo c'è azione irregolare degli interisti, calcio di punizione per lo Spartak. Continua a soffrire moltissimo l'Inter. E in effetti una squadra abituata a giocare in marcatura uomo su riferimenti avversari conosciuti stasera è stata messa in grandissima difficoltà nella fase iniziale dallo Spartak di Mosca. Ancora Gorlukovic, va Robson che poi aggancia però con un braccio a giudizio dall'arbitro, e quindi c'è un calcio di punizione a favore dell'Inter. Vedete l'arbitro scozzese Dallas parla con Simeone. 22 minuti e mezzo di gioco, finora ha giocato in costante proiezione offensiva lo Spartak di Mosca. Bergomi con il destro, Robson, poi ancora Simeone, si fa rubare il pallone dello stesso Robson, palla affidata ad Alenichev, lancio lungo, scatta in posizione regolare Tikhonov. Sempre Tikhonov, entra in area di rigore su West, riesce anche a toccare verso Pagliuca, ma West smorza il pallone. Intanto c'era subito Gorlukovic che si era sovrapposto, fortunatamente non l'ha visto il suo compagno. Intanto c'è il tocco a centrocampo per Zamorano, ora Moriero, il lancio quindi di Simeone, alla caccia del pallone Ronaldo. Va Ronaldo, deve vedersela con questo, pronto a Ananko in seconda battuta, mantiene il possesso del pallone, poi lo scaraventa al centro, il colpo di testa di Romashenko a liberare Alenichev in combinazione con Titov, ancora Alenichev, Zamorano su di lui, palla però che viene recuperata da Moriero, saltato un avversario, scatta sulla destra, prova Moriero, c'è la deviazione, tiro d'angolo. Prima conclusione di una certa efficacia dell'Inter con il tiro di Moriero deviato a fondo campo. Siamo al 24esimo del primo tempo, un primo tempo molto molto sofferto dalla formazione italiana.
è riguardato Ronaldo che nel frattempo si è tolto il quel paraorecchie, e Moriero che batte dalla bandierina. Tiro basso, Alenicef intercetta, allontana Bobson, attenzione, si fa prendere ancora d'infilata la retroguardia dell'Inter, poi fortunatamente Tariba West intercetta il traversone di Kletov, manovrano al centrocampo gli interisti, il lancio con il destro è da parte di Zanetti, con calma Ananco sbaglia però il rilancio, poi c'è il pallone indirizzato verso Ronaldo che lo ferma bene, poi chiede l'1-2, c'è una serie di rimpalli, allontanano ancora i difensori dello Spartak che ora prova a venire in avanti con Simbalar, su di lui in copertura addirittura Zamorano, poi il pallone per Evseyev, velocissimo, tenta la combinazione con il compagno ma mette egli stesso in fallo laterale. Per l'Inter c'è l'assoluta necessità di spostare in avanti il raggio della propria azione, ora naturalmente lo scenario della partita è completamente cambiato, in apertura, attenzione Ronaldo, in apertura era l'Inter qualificata, le poteva passare lo 0-0, adesso invece il gol dello Spartak di Mosca ha qualificato per ora i giocatori russi. Quindi è l'Inter che deve segnare a questo punto. Alenicef, ancora un duello tra West e Tikhonov, bravissimo Tikhonov nella circostanza, bene anche West che tocca un po' corto per Bergomi, che va all'affrettato rilancio sul quale si porta Gorlukovic che ha sbagliato, avete visto il rimbalzo fasullo del pallone. Ora è Zamorano che dà verso Coe, si infila tra Coe e Sartor, un avversario ruba loro il pallone, poi c'è questo lancio indirizzato ancora verso Robson in posizione di ala sinistra, vedete come l'unico attaccante dello Spartak svari da una parte e dall'altra, questo è Simbalar, va Simbalar, viene fermato dall'intervento di Coe, si prosegue, quindi è Simeone che ha dato a Moriero, converge Moriero, tenta di giocare d'agilità, Coe in qualche modo mantiene il possesso del pallone, tarda a liberarsene, lo cede poi a Ronaldo, va Ronaldo, combina ora con Simeone, da questi a Zanetti, da Zanetti molto largo a Moriero che si è spostato a sinistra, converge Moriero, tenta la combinazione con Zanetti, operazione non riuscita, Gorlukovic, ora Alenicef, dalla parte opposta sbaglia anche Alenicef, c'è il tocco all'indietro a favore di Colonnese che ha già dato a Simeone, va Simeone a battere centralmente, dopo la ribattuta Ronaldo, va Ronaldo, buono il tocco per Moriero, tentano ancora di combinare i due, converge ora Ronaldo in piena area di rigore, va Ronaldo, un grappolo di uomini intorno a lui, poi anche Zamorano, 1-2, allontana poi Tikhonov. E interviene anche l'arbitro a comandare un calcio di punizione, ma se non altro l'Inter sta spostando più in avanti il raggio della propria azione. Sì, anche perché ora gioca con più veemenza e soprattutto i centrocampisti nerazzurri ora sono costretti a fare gioco con Ronaldo che prova a muoversi un po' di più rispetto ai primi minuti di gara, anche se come possiamo vedere i russi sono veramente bravi nell'amministrare palla. In effetti c'è un minore imbarazzo, comprensibile anche da parte dei giocatori russi sul terreno di gioco. Ancora una iniziativa di Alenice, splendido, poi il suggerimento verso Robson sul quale coprono i difensori dell'Inter, ma c'era anche una posizione irregolare, comunque molto bene articolata anche questa azione dello Spartak di Mosca. Mentre si sbraccia Simeone a dire non so a chi darla, ha finito per darla a Zanetti che deve avventurarsi in un uno contro uno, il pallone gli sfugge in palo laterale, la rimessa è di Gorlukovic, poi ancora un'ottima combinazione a Alenicef, palla dentro, non scatta a tempo Robson,
Ricordo che Robson praticamente sostituisce lo squalificato Scirco. Moriero. Ancora Moriero. Va al dribbling. Molto bravo fra tre avversari, tarda però a liberarsi del pallone, alla fine viene inesorabilmente fermato. Sul rilancio West, Coe e Bergomi. Il comodo intervento di Evseyev, poi il lancio in profondità di Alejnikev, recupera il pallone l'Inter con Simeone. Va Simeone, guadagna spazio, effettua una traversione molto profonda sul quale il portiere si fa sfuggire il pallone ed è sfortunato Ronaldo, che ha tentato di approfittare della situazione ed è scivolato. In effetti svarione del portiere Filimonov. Gorlukovic, ancora Gorlukovic e Zanetti che deve contrastarlo. Pallone al bravissimo Konov, Gorlukovic 1-2, serie di rimpalli, alla fine Zanetti che si impadronisce del pallone, lo dà a Zamorano, Zamorano a centrocampo in combinazione con Coe, va Coe a smistare su Moriero il cui traversone è ribattuto, ancora Titov, il lancio è verso Robson. Va Robson molto rapido, mantiene il possesso del pallone, se ne libera toccando all'indietro, poi c'è questo lancio a centro area ribattuto da Simeone. Sono molto più vivi, più vitali i giocatori dello Sparta che Titov ora in azione. Il rimpallo favorisce Zimbalar che viene atterrato al limite dell'area di rigore da Bergomi. Calcio di punizione e ammonizione. Bergomi non è tra i diffidati, Civoli. No, non è assolutamente fra i diffidati. Pensate, oggi Bergomi raggiunge i 108 presenze con la maglia dell'Inter nelle competizioni europee, mentre rivediamo l'azione che ha portato al fallo del capitano nerazzurro. Per la prima volta gioca a Mosca e non ha mai giocato a Parigi. Intanto c'è questo calcio di punizione, vedete, ne concertano l'esecuzione i giocatori che finora meglio si sono disimpegnati nelle file dello Sparta. Tikhonov, Alejnikev e lo stesso Titov. Titov. Poi palla fuori per il destro di Evseyev sul fondo. Sì, possiamo dire, Bruno, che ovviamente l'Inter è costretta ad attaccare, ma credo che siano state prese abbastanza le misure ora sugli attaccanti dello Spartak, anche se questo terreno in effetti deve indurre molta attenzione, perché abbiamo visto anche prima l'uscita di Filimonov con Ronaldo che a sua volta è scivolato, quindi occhio all'errore, ma forse c'è più attenzione adesso nel reparto difensivo nerazzurro, mentre Sartor è attaccato da Zimbalar. Ha perso il pallone Sartor, lo recupera comunque sul lancio in profondità Pagliuca. Sono 33 minuti di gioco nel corso del primo tempo, il risultato vede lo Spartak di Mosca in vantaggio per 1-0 nei confronti dell'Unione Sovietica, dell'Inter. Il pallone in profondità, ancora Bergomi con Sartor. Sul suo rilancio è pronto Zimbalar che sventaglia da quest'altra parte la presa di Pagliuca e rinvio immediato. La palla è verso Zamorano che la colpisce di testa indirizzandola su Ronaldo. Vedete sempre due uomini, Ronaldo sguscia via, non filtra il suo suggerimento, poi è Taribo West in possesso di palla. Suggerimento per Coe, molto lento, si fa soffiare il pallone e ancora l'iniziativa di Tikhonov. Poi l'anticipo di Colonnese a centrocampo per Zanetti. Moriero, parte il cross, cercare la testa di Zamorano, palla per Amanco, il libero lancia in profondità. Ora una copertura, sono stati intanto accesi i fari da qualche minuto. Ronaldo, vedete il suo problema di stabilità, buono il colpo di tacco, palla che poi arriva a Simeone, campanile altissimo di un difensore,
poi il pallone carambola fuori e può ripartire lo Sparta con il solito Tikhonov. Lancio sulla sua ala, cercare Robson, tentativo di 1 e 2, Colonnese, poi il pallone fuori, ultimo tocco di Robson e rimessa per l'Inter. Indemoniati, molto rapidi, efficacissimi, in smaglianti condizioni fisiche, i giocatori dello Spartak, anche nei duelli individuali, molto spesso danno l'impressione di essere più reattivi rispetto agli interisti. Ora c'è un buon anticipo di Sartor, poi questo lunghissimo rilancio sul quale il pallone è toccato all'indietro da Bergomi per Pagliuca, che deve andare al rinvio. A centrocampo ha colpito di testa Titov, poi c'è l'inserimento di Coe, 1-2 con Zanetti, fermato però il giocatore dell'Inter, c'è anche un contratto, è terminato a terra Romashenko, palla messa fuori volontariamente dai giocatori dello Spartak. Ora West restituisce, vedete, correttamente il pallone allo Spartak, Filomonov. Meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, 1-0 per lo Spartak, risultato brutto per l'Inter, a questo punto eliminata. Ovviamente resta da giocare moltissimo ed è confortante il fatto che i giocatori di Simone, dopo un avvio davvero molto molto brutto e sofferto, stiano lentamente tentando di portarsi in avanti con maggiore continuità e decisione. Simeone, Coe, Bergomi, tutto di prima in profondità, sfiora Ronaldo, la palla per Moriero, viene però anticipato e il pallone è scaraventato da Evseyev in fallo laterale. Ribo West, Simeone, West, poi sbagliato il controllo, poi rimedia Colonnese, centralmente liscio, clamoroso, e in effetti, come sottolineava Civoli, il terreno è talmente insidioso che bisogna andare su ogni pallone. Ecco West, rischia il dribbling e anche queste finezze forse sono inopportune. Tikhonov ha effettuato subito la rimessa, c'è Colonnese in vantaggio su Alenichev, lascia sfilare a fondo campo. Sono sempre piuttosto sconfortanti queste partenze dell'Inter, no Bruno? Talvolta qualcuno ha suggerito che sia stata una tattica quella poi di magari uscire nella ripresa e sfiancare gli avversari, ma in Coppa ogni errore costa caro, soprattutto quando c'è in ballo la finale di Parigi. Intanto c'è il colpo di testa di Evseyev, ancora un pallone in profondità, c'è questo inserimento di Titov, poi Alenichev, ancora la combinazione con il compagno Zimbalar, non riuscita, tenta di approfittarne Moriero, lancia in profondità su Zamorano, va Zamorano, scambia ancora con Moriero, combinano i due sulla fascia destra e Zamorano converge, poi da Simeone, viene Simeone, la gioca su Zanetti che ha toccato a West, da West a Coe, da Coe dentro per Zamorano che viene anticipato da Romashenko che lo marca a uomo, ancora la palla è per Moriero, va Moriero, fa filtrare il pallone, ancora Moriero, poi il rinvio, attacca ancora l'Inter con Coe, poi il pallone per Moriero che non colpisce bene di sinistro. Taribo West, palla per Zamorano, poi Simeone tenta l'azione solitaria, si raccoglie molto bene all'indietro lo Spartak di Mosca, c'è azione irregolare da parte di Simeone, vedete l'arbitro Dallas che sorridendo lo invita alla calma. Qui vedete la precedente azione, il portiere che esce su Ronaldo, sugli sviluppi dell'azione il fallo. Sono attentissime le marcature dei difensori russi su Ronaldo, su Zamorano e soprattutto sulle puntate di Moriero che fino adesso ha potuto fare ben poco con la sua progressione anche fermata dalla pesantezza di questo terreno. Comunque molto corretti i difensori dello Spartak sino a questo momento. Robson in profondità,
il tocco ancora di Titov, velocissimo, arriva Tikhonov e c'è ancora angolo per lo Spartak. Davvero un gran giocatore questo Tikhonov, d'altronde è un giocatore di interesse nazionale, giocatore di 28 anni, nazionale. Vedete Simeone, parte l'uovo tiro dalla bandierina ed è Robson che anticipa tutti, ma il suo colpo di testa finisce a fondo campo. E vedete la mimica sulla panchina dello Spartak. Moriero, ancora Moriero che ha ricevuto da Sartor, Colonnese, Zanetti, va l'uno contro uno Zanetti, saltato un avversario, intercettato dal secondo che poi tocca su Gorlukovic, lancia verso Robson, palla per Bergomi, ancora Bergomi, lungo lancio in profondità, il colpo di testa è di Zamorano, quest'altro dell'altissimo Romashenko, palla che giunge a West. Simeone, Colonnese con il destro, fuori misura, poi Alenichev ruba un buon pallone, lo perde successivamente, accenno di protesta, Simeone, va Simeone, Zamorano, tentativo di triangolo, palla poi ribattuta ma controllata da Colonnese che l'allarga su West, in posizione molto avanzata, va West, tenta l'inserimento di Potenza, carambola il pallone in calcio d'angolo, angolo per l'Inter. E ci prova anche West che ricordiamo fu decisivo a Gelsenkirchen proprio nei tempi supplementari con l'Inter sotto di un gol, e avanza anche Capitan Bergomo. Siamo al 41esimo del primo tempo sul risultato di 1-0 a favore dello Spartak di Mosca, ed è Ronaldo che effettua il tiro dalla bandierina, palla insidiosa in area, non riescono però i giocatori dell'Inter a trovare il tempo per la battuta, e c'è stato anche una irregolarità di Simeone, gioco fermo e calcio di punizione a favore dello Spartak. Vedete il fondo del terreno che anche da queste immagini appare chiaramente in condizioni a dir poco precarie. Vedete che Simeone tocca con un braccio in controllo. Filimonov, poi Zanetti tocca male, Alenichev, parte il solito lancio a cercare Tikhonov sul quale va a chiudere Colonnese. Indubbiamente Tikhonov sulla fascia destra è stato l'elemento più intraprendente, quello che ha messo in maggiore difficoltà l'Inter con la sua velocità. Eccolo nuovamente in possesso di palla, il tocco è al centro per Alenichev, Alenichev viene travolto da Zamorano in ripiegamento, gioco fermo e calcio di punizione a favore dello Spartak di Mosca in chiusura del primo tempo. Solito capannello di maglie bianche nei pressi del pallone per l'esecuzione, ci sono Zimbalar, è venuto in avanti anche Romashenko, poi il solito Alenichev, si allontana ora Titov, più vicino al pallone Zimbalar, potrebbe toccare a Romashenko. Prova proprio Romashenko, il tiro è bloccato da Pagliuca. Non so neanche se l'ha vista partire quella palla, Pagliuca comunque se l'è trovata fra le braccia, contropiede di Zamorano, tentato ma nulla da fare. C'è stato il rinvio di Evseyev, poi il fallo subito da Bergomi con calcio di punizione che viene battuto ora da Colonnese. Si allontana poi è Sartor. Sartor Bergomi. Zanetti,
batte lungo a scavalcare il centrocampo, fa la recuperata dall'Inter, attenzione Simeone, saltato un avversario, servito ora a Moriero. Va Moriero, fece il traversone, palla in area, gol! Ed è Simeone, anzi Ronaldo che segna. Ronaldo in area, approfitta della confusione che si è creata e porta in parità l'Inter, gol importantissimo in chiusura del primo tempo. Ecco che rivediamo, vedete il cross, fiora Simeone, poi intercettano male i difensori dello Spartak che controlla velocissimo Ronaldo. Ecco, vedete lo svarione, il rinvio sbagliato da parte di Romashenko, il pallone che carambola su Plestov, non perdona nulla Ronaldo e porta l'Inter in parità con questa zampata di destro, gol importantissimo in chiusura del primo tempo, parità a questo punto la qualificazione di nuovo dell'Inter. E possiamo dire che il primo gol di Ronaldo che il brasiliano appunto segna in trasferta quest'anno in Coppa UEFA, aveva sempre fatto gol a San Siro, un gol importantissimo e un gol che arriva mentre adesso c'è la chiusura del prima frazione, un gol che è arrivato proprio al 45esimo, un gol su un errore della difesa dello Spartak, su rimpallo. E in effetti sembra quasi un destino, perché nella gara d'andata l'Inter aveva segnato i suoi due gol proprio in extremis, in chiusura del primo e del secondo tempo. Situazione dunque di parità e qualificazione ora tornata nelle mani dell'Inter, ma c'è molto da soffrire. Linea Roma, più tardi per la diretta del secondo tempo. Di Mosca. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della semifinale di Coppa UEFA, gara di ritorno tra lo Spartak di Mosca e l'Inter, 1-1 è il risultato al termine del primo tempo, un risultato riacciuffato in extremis dall'Inter con una zampata di Ronaldo dopo che l'Inter stessa nella fase iniziale della partita aveva subito il gol di Tikhonov e aveva per la verità molto sofferto la rapidità, l'intraprendenza e la bravura anche tecnica dei giocatori della Spartak di Mosca, maggiormente a loro agio su questo terreno di gioco. Durante l'intervallo sono venuti a trovarci in cabina, respinti quassù anche dai rigori del generale Inverno, Zé Elias e Milanese, due giocatori dell'Inter che quest'oggi non giocano, Zé Elias perché squalificato. Zé Elias comunque è importantissimo perché nel match d'andata aveva segnato la gara di ritorno. Sì, credo che il tuo gol almeno fino al è andato bene fino all'undicesimo minuto, poi Tikhonov ha in effetti gelato l'Inter. La zampata di Ronaldo al 44esimo, Ronaldo che con te aveva già giocato in questo stadio qualche mese fa con la nazionale brasiliana e ha fatto gol. Vai Bruno. Ecco, Milanese, hai sofferto come noi quel primo quarto d'ora, 20 minuti della partita, lo Spartak di Mosca è stato veramente forte, ha segnato un gol e ha messo più volte in difficoltà l'Inter. Sì, sono partiti concentratissimi, sicuri di poter aggredirci subito, fino all'ultimo ci hanno tenuto sulle spine se si potesse giocare o no, loro invece erano concentrati dall'inizio, sono partiti forte, ci hanno messo anche in difficoltà, però Ronaldo così in forma trova sempre il guizzo vincente per recuperare il risultato, eravamo fiduciosi prima, adesso hanno ragione, anche perché penso che ormai hanno speso tanto, anche se nel calcio ci sono tutti i risultati. Benissimo, un po' di tremarella in tutti dopo quel quarto d'ora, tremarella soprattutto anche per Zé Elias e Milanese che sono stati fuori nel primo tempo, quindi tremavano anche per il freddo. Ricordiamo che il quarto gol di Ronaldo in questa edizione di Coppa UEFA, il primo segnato fuori da San Siro, e manca proprio Ronaldo perché ci sono tutti, vediamo se sono stati effettuati dei cambi, mi sembra che non vi siano variazioni nella formazione dello Spartak, mentre sto controllando gli effettivi dell'Inter, 2, 4, 6, 8, 9, manca Ronaldo e vediamo c'è Zanetti, c'è Simeone, manca anche Taribo West, quindi i due ritardatari sono Ronaldo e West, ed ecco che West sta facendo il suo ingresso sul terreno di gara, non c'è ancora il giocatore brasiliano.
In effetti è piuttosto strano questo ritardo, evidentemente da buon brasiliano Ronaldo soffre il freddo e cerca di stare nel calduccio degli spogliatoi il più a lungo possibile. Già schierato lo Spartak di Mosca, 10 soli effettivi per ora in campo nelle file dell'Inter, manca proprio Ronaldo e vedete che l'arbitro sta parlando con i giocatori. Ecco, fa il suo ingresso Ronaldo. Ora le due squadre sono a ranghi completi, si riprende per questo secondo tempo sul risultato di 1-1. Partiti. In azione Titov, allarga sulla destra a favore del solito Tikhonov, la combinazione poi con Alenichev, Tikhonov guadagna una rimessa laterale, va a effettuarla egli stesso, effettua il lancio su Klestov, ha toccato poi Alenichev, c'è una deviazione, Zimbalar, poi c'è stato questo inserimento di Romashenko con la lunga ribattuta della retroguardia dell'Inter. Dall'impressione anche in questo avvio di ripresa lo Spartak di Mosca di partire a sprombattuto in avanti, e in azione ora il giocatore Evseyev in combinazione con Zimbalar, ancora Evseyev, tocca centralmente Zimbalar, poi il rinvio di Klestov, tocca Tikhonov, poi viene in avanti Gorlukovic. Prolungata azione del difensore esterno che cerca ancora la collaborazione con Tikhonov, il quale effettua questo lancio però sbagliato su Romashenko e ne approfitta Moriero. Va Moriero, in qualche modo l'Inter contrasta l'azione degli avversari e guadagna un calcio di punizione comandato dall'arbitro che è lo scozzese Hugh Dallas. Punizione per l'Inter, fase iniziale della ripresa. Ed è Sartor che sta per batterlo. Spartak che ha iniziato come la prima frazione di gioco spingendo molto sul settore destro del suo attacco. Palla alta per Zamorano, in azione Titov, poi Evseyev, sbagliato il suo rilancio, al centrocampo Kowe, viene strattonato, calcio di punizione ancora per il nerazzurro. Importantissimo non farsi imbottigliare all'indietro. Nella fase iniziale della partita l'Inter, che aveva tentato a trovare le giuste marcature e i contrasti a centrocampo, ha subito l'iniziativa dello Spartak, il gol, e poi fortunatamente nella fase finale della ripresa è riuscita a riacciuffare il preziosissimo pareggio. Ma i giocatori dello Spartak sono sempre molto molto pericolosi. L'iniziativa è di Titov, poi c'è stato questo rilancio, la palla è per Moriero che deve vedersela ancora con Evseyev, il quale lo ferma, in azione che l'arbitro giudica regolare. Ancora Evseyev che ha ricevuto da Titov, il suggerimento è verso Alenichev che però è anticipato, lo stop di Moriero, buona la finta di corpo, va Moriero, saltato un avversario, poi contrasto irregolare da parte del libero Ananko e calcio di punizione a favore dei nerazzurri. Ecco Moriero che ha iniziato questa ripresa con un passo sicuramente diverso rispetto ai primi, alle prime battute della partita, riesce a godere forse di una maggiore libertà e naturalmente lo Spartak a questo punto che deve scoprirsi. Sì, in effetti anche nel corso del primo tempo è stato interessante il duello tra i due giocatori con la maglia numero 17, Moriero ed Evseyev. Si allontana Moriero, ci sono Ronaldo e Sartor sulla linea di battuta, vedete inquadrato in primo piano proprio Ronaldo, parte la sua rincorsa, la battuta con il collo esterno destro molto alta, Ronaldo, importantissimo il suo gol in chiusura del primo tempo in mischia, portiere Filimonov, Gorlukovic, poi Klestov che è il marcatore in prima battuta di Ronaldo, ancora Gorlukovic in profondità, arriva per primo sul pallone colonnese, lo gioca con Zanetti il quale ha rovesciato il centro, buon lavoro di Simeone in combinazione con Zamorano, quindi il tocco è per Coe, Coe per Ronaldo, va Ronaldo, palla per Zamorano, da Zamorano a Moriero, tentativo di lancio per lo scatto in profondità di Ronaldo, intercettano però i giocatori dello Spartak e c'è questo lancio effettuato dal solito Tikhonov verso Robson che però non controlla, Pagliuca con calma. Minuti di gioco, 4 nella ripresa, risultato di 1-1, immagini che vi giungono in diretta dalla gelida notte di Mosca e dallo stadio
della Dinamo e si riferiscono alla semifinale di ritorno di Coppa UEFA tra Inter e Sparta di Mosca. Intanto un'ingenuità degli interisti con questo accenno di contropiede dei giocatori russi, ha sbrogliato Bergomi. Attenzione ai passaggi laterali a centrocampo dove è facilissimo perdere il controllo del pallone. Coe per l'Inter, scatta Moriero sulla destra, intuisce però le intenzioni di Coe. Evseyev, sul quale poi viene commesso fallo, gioco fermo e calcio di punizione per lo Sparta. Tsimbalar in possesso di palla. Anche Tsimbalar è un giocatore della nazionale. Poi Chlestov, molto largo, a favore di Gorlukovic, sbagliato il suo passaggio a Ronaldo, attenzione! Va Ronaldo, in qualche modo è riuscito a contrastare l'azione chiudendo in diagonale sulla tre quarti Evseyev. E riparte lo Sparta con Gorlukovic. Ora Chlestov. Romashenko. Tsimbalar. Copre ora meglio l'Inter a centrocampo, contatto tra Moriero e Tsimbalar, irregolare a giudizio dell'arbitro, punizione per lo Spartak. Fate lo stesso Tsimbalar, guadagna qualche metro, l'arbitro lo ricaccia indietro. Evseyev, Tsimbalar. Il libero, Ananko. Chlestov. Titov, poi il pallone per Tikhonov che è stato però anticipato, prova l'Inter a venire fuori e c'è irregolarità con gioco fermo e calcio di punizione, ha subito fallo Diego Simeone. Lascia spesso giocare Bruno il signor Dallas, ma d'altronde di fronte a falli così evidenti non può far altro che fischiare. Mi sembra che sia importantissimo a questo punto il contributo che può dare Simeone sia in fase di propulsione sia in fase di contenimento, è uno dei, tra i giocatori più in forma dell'Inter, vedremo che succederà. Palla intanto in area, alta per Zamorano e per Romashenko, il portiere indirizza su Evseyev, chiude subito in pressing Moriero, costringe in pratica all'errore l'avversario, ma lo stesso Evseyev effettua questo rilancio lungo sul quale è pronto al colpo di testa in fallo laterale Bergomi. Importantissimo chiudere gli spazi al centrocampo evitando appunto la pressione offensiva troppo insistita da parte dello Spartak. Tsimbalar alla rimessa laterale, palla indirizzata verso il centro, la ruba Zamorano che entra in contatto anche con Chlestov, si prosegue Ananko, Gorlukovic ora sulla sua ala a cercare Tikhonov che gli restituisce il pallone, ancora il libero Ananko. Imposta da quest'altra parte su Evseyev che lascia però ad Alenichev che è la mente nello Spartak di Mosca. Intanto Tsimbalar trova un pallone, Robson in piena area di rigore, tenta la combinazione ma coglie in controtempo Alenichev, sempre Alenichev in possesso di palla, effettua questo traversone, palla fuori area, poi Zamorano che anticipa l'avversario ma il gioco è fermo e c'è un calcio di punizione a favore dell'Inter, sempre comunque molto molto insidiosi i giocatori dello Spartak. Ripetute le inquadrature della regia russa sull'arbitro, il signor Dallas scozzese che dirige con metro britannico piuttosto tollerante, ma fino a questo momento mi pare di poter dire che ha effettuato una buona direzione di gara. Evseyev a centrocampo, poi il tocco di Coe, la battuta lunga di Sartor. Ancora un duello fra Chlestov che ha la meglio e Ronaldo, Chlestov poi ha dato ad Ananko, avanza il libero, imposta centralmente su Titov, giocatore di buona tecnica individuale, filiforme, molto alto, tiene palla Titov e ora Moriero che si ferma per ostacolarlo, parte il lancio preciso a favore di Tsimbalar. Si sovrappone Evseyev, va Tsimbalar e Coe al disturbo su di lui. Si prolunga il duello fra i due, non lo molla Coe, poi stringe la marcatura, c'è calcio di punizione, una specie di tiro d'angolo a favore dello Spartak di Mosca.
Tutto questo quando si gioca da 9 minuti e mezzo nel corso della ripresa, il risultato è fissato sull'1-1 maturato nel corso del primo tempo. È lo stesso Zimbalar che va all'esecuzione battendo con il sinistro. Parabola a rientrare verso il centro del campo. Molto alta, attenzione, Zamorano che mette fuori, poi prolunga anche Ronaldo, le due punte dell'Inter in copertura. Ananco, il libero, alla larga per Gorlukovic. Gorlukovic centralmente ancora per Titov, passaggio di prima, sfugge il pallone a West, Tikhonov in area, sempre Tikhonov, palla fuori, attenzione, la possibilità per Romashenko, poi il pallone che arriva dalle parti di Pagliuca in offensivo. Precario equilibrio sul terreno di gara, avete visto anche prima come sia stato in difficoltà West, non so se la regia russa ce lo potrà riproporre, sta di fatto che in effetti le molte energie se ne vanno per rimanere perfettamente in equilibrio su questo terreno di gara che ovviamente non è nelle migliori condizioni. Intanto è Simeone che scaraventa in profondità, il rimpallo per un attimo favorevole a Moriero, poi però Evseyev torna su di lui. Duello molto acceso fra i due, la palla è per Aleinichev che la tocca centralmente a favore di Zimbalar, poi avviene in avanti ancora Zimbalar che ha ricevuto da Romashenko. Rimpallo favorevole per Aleinichev, Gorlukovic in sua traversone, chiude in angolo, Taribo West, doppio rimpallo, non c'è angolo. E da quella parte spinge ancora Gorlukovic, West al suo da fare per arginare il difensore esterno dello Spartak e soprattutto Tikhonov che ricordiamo ha segnato il gol dell'1-0 dopo 11 minuti proprio da una posizione decentrata sulla destra, imprendibile il pallone per Pagliuca. E rivia di Bergomi. Il tocco a seguire, molto bello, di Simeone per Zamorano. Quella Simeone di prima, all'indietro, West. Attenzione a questi passaggi al centrocampo, Zanetti è stato costretto ad entrare in scivolata, guadagna comunque una rimessa laterale. C'è la tendenza un po' a giocare troppo con passaggi laterali sulla tre quarti, è un tipo di gioco piuttosto rischioso perché se gli avversari intercettano possono trovare sbilanciata la squadra. Intanto c'è questo lungo lancio in profondità sul quale si produce una facile presa il portiere Filimonov. Minuti di gioco, 12 nel corso della ripresa, risultato 1-1. Vi ricordo che l'Inter ha vinto per 2-1 il match d'andata. Ananko imposta su Gorlukovic, vedete di preferenza sulla fascia destra le azioni dello Spartak di Mosca. Palla indirizzata ancora all'indietro, Ananko proverà probabilmente da quest'altra parte, vedete difatti il suggerimento su Evseyev, Titov, 1-2, molto bello, Aleinichev, palla dentro, chiude Startorba, c'è ancora Aleinichev, va al cross molto lungo dalla parte opposta, pallone ancora in gioco, Gorlukovic e Tikhonov tentano di sfruttare la situazione. Ancora Tikhonov, ora l'inserimento di Romashenko in piena area di rigore, palla fuori destro di prima da parte di Titov, ribattuto, chiude l'Inter, ancora Tikhonov, Gorlukovic, il traversone, il colpo di testa di Sartor a liberare, Inter che soffre, anche Ronaldo all'indietro, poi Evseyev a scaraventare dalla parte opposta. Il colpo di testa in copertura di Zanetti, alla rincorsa del pallone Tikhonov, rimessa per lo Spartak. Spartak in domino, coraggiosissimo, si porta in avanti, evidentemente a proprio agio anche in questo terreno davvero difficile, si sgancia anche Ananko, il libero, palla in profondità, intercettato l'Inter, palla ora per Ronaldo, 1-2, ma il passaggio di ritorno di Sartor non è felice, si era aperta la possibilità del contropiede per l'Inter, ma riprende ad attaccare lo Spartak. E ancora Gorlukovic, a centrocampo il passaggio è su Titov. Evseyev. Bravo Aleinichev. Bravo anche Zamorano in copertura su di lui. Moriero, esterno, bello per Zamorano. Qualche difficoltà nel controllo, in raddoppio perde il possesso del pallone. Nuovamente Aleinichev. Viene a sostegno Zimbalar. Va Zimbalar. Saltato Coe, parte il suggerimento, palla per Titov,
ancora largo, ma non trova il compagno e c'è poi anche posizione irregolare. Marco. Sì, no, c'erano due giocatori dello Spartak liberissimi sulla destra, meno male che il giocatore dello Spartak non li ha visti e hanno cercato di recuperare questa manovra con... mentre ora c'è un'interruzione di gioco con l'arbitro Dallas che va a controllare le condizioni fisiche di un giocatore dello Spartak, credo, sì. Problemi ad una mano, a mano destra, che sanguina. Sanguina, sì, dovrebbe trattarsi Evsteyev, del giocatore Evsteyev. Vedete, difatti un taglio alla mano. Anche abbastanza impressionante questa inquadratura. Si riprende momentaneamente in 10 la formazione moscovita, mentre Moriero tenta di andare via sul tiro del palo laterale, perde il possesso del pallone Tsimbalar. Mentre Bruno, ora Tikhonov gioca sulla sinistra, ha cambiato posizione. Eccolo difatti, cambia con Tsimbalar, vedete la proprietà di palleggio, Tikhonov indietro per Flex. Che chiama in causa il lontano portiere Filimonov, mentre viene accuratamente fasciato il polso del giocatore Evsteyev. Ronaldo alla caccia del pallone, due avversari su di lui, tenta di andare via, Ronaldo viene strattonato. Calcio di punizione. È break che consente anche alla retroguardia nerazzurra di rifiatare, anche se lo Spartak attacca sicuramente in una maniera diversa rispetto alle prime battute del primo tempo, mentre Evsteyev è pronto a tornare in partita. Evidentemente comunque lo spostamento a sinistra da parte di Tikhonov era occasionale, perché è tornato sulla fascia opposta. Insidiosissimo giocatore. Ora l'Inter con questo traversone tenta Zamorano, viene anticipato da Klestov, poi c'è un buon anticipo da parte di Simeone che però a sua volta viene anticipato dall'ottimo Titov. Il lancio in profondità, Robson, Tsimbalar, palla dentro a cercare ancora Robson, in vantaggio Pagliuca. Robson, che da ragazzino ha giocato in squadra assieme a Zé Elias, i due si sono incontrati nella partita d'andata, non si sono riconosciuti, poi alla fine invece, anche per un contatto non proprio amichevole, hanno scoperto di aver avuto trascorsi calcistici brasiliani comuni. Ananko, Gorlukovic, Titov, rimpalli, Flestov, sempre molto bravo lei, Nishev, pesca Evsteyev, Rapson, attenzione Evsteyev, poi anticipa tutti in angolo colonnese, rubando anche il tempo a Pagliuca, che probabilmente era in vantaggio su di lui. Agitazione sulla panchina dell'Inter. Sì, c'è un cambio, ho visto Recoba, vediamo se Simoni intende mettere in campo il giocatore uruguaiano. Anche Fresi è pronto. Tanto c'è la palla in area, c'è questo colpo di testa non difficile, l'intervento di Pagliuca. Dovrebbe entrare Fresi. C'era stato fino all'ultimo una certa incertezza tra Moriero, che non è in perfette condizioni fisiche, e appunto Fresi. Il colpo di testa è proprio di Moriero, che comunque ha disputato una buona partita. Vedete la determinazione e la grinta con la quale va all'anticipo in palo laterale sull'avversario, inquadrato ora in primo piano. Ed è Evsteyev che effettua la rimessa a favore del solito Aleinicev. 26enne giocatore, Simoni ne ha tessuto le lodi anche alla vigilia. In effetti è un giocatore molto molto interessante. Per Lukovic, passaggio di ritorno sbagliato da parte di Tikhonov, ed è lo stesso Gorlukovic che va a recuperare il pallone e a cederlo ad Ananko. Ecco una delle rare sortite in avanti del libero, il passaggio è a favore di Evsteyev che taglia dentro per Titov, il quale effettua il passaggio per Tsimbalar, palla in area, sbroglia Zanetti. Ed è il momento di Salvatore Fresi, che esce, prende il posto di Moriero.
Poliero non si è girato, non si è accorto ancora della sostituzione. Intorno al ventesimo del secondo tempo, dunque, esce Moriero ed entra in campo al suo posto con la maglia numero 7, Salvatore Fresi. Adesso vediamo anche come verrà disposta tatticamente la squadra e soprattutto se Fresi andrà a centrocampo oppure andrà alle spalle dei difensori. Diamo un'occhiata. In effetti Fresi è un giocatore tatticamente molto duttile, può giocare da difensore centrale, da libero oppure da centrocampista. Intanto vediamo gli sviluppi di questa azione con il pallone che finisce fuori, toccato per ultimo da Robson, ma non, anzi da, sì, da Robson, ma non c'è rinvio da fondo campo, c'è rimessa laterale che viene effettuata da West. Fresi è andato a prendere Titov, mentre Coe si è leggermente allargato, italiano. Comunque credo che l'ingresso in campo di Fresi sia proprio determinato, Bruno, dalla particolare apprensione che Titov dà alla squadra nerazzurra quando attacca e quindi quando si difende, quindi Simoni ha pensato bene di inserire un giocatore in grado di rompere i ritmi a centrocampo. Infatti vedete che Coe viene a operare nella zona in precedenza occupata da Moriero, ora dovrà vedersela con Evseyev, mentre Fresi è andato proprio sul temuto T-top. Robson in qualche modo si libera, chiede la collaborazione di Zimbalar, accende l'uscita Pagliuca, poi torna in porta ed è costretto in angolo Zanetti. C'è ancora da soffrire, 21esimo del secondo tempo, risultato sempre di 1-1, già battuto il tiro d'angolo. Palla fuori e c'è ancora l'attacco da parte di Gorlukovic che effettua questa traversone, buono il colpo di testa a liberare, poi la finta di tiro, il pallone indirizzato da quest'altra parte, la finta, arriva Evseyev, tre su di lui, Evseyev tocca per ultimo, Colonnese però, ed è tiro d'angolo. Secondo me non era calcio d'angolo, comunque se ci sarà la possibilità vedremo, mi sembra che sia stato proprio un contatto ultimo del giocatore dello Sparta, comunque angolo a favore della formazione russa. È l'ennesimo tiro dalla bandierina per lo Sparta, siamo al 22esimo del secondo tempo, in avanti anche i saltatori, c'è Pagliuca costretto al rinvio di pugno, ma su di lui c'è stata una irregolarità, avete visto il cenno del giocatore Robson di aver fatto cenno di essere entrato alla caccia del pallone. Comunque si riprende con un calcio di punizione a favore dell'Inter, un Inter che anche in questo scorcio della ripresa ha subito la maggiore intraprendenza degli avversari, ma Pagliuca per la verità fino a questo momento nella ripresa non è stato costretto ad alcun intervento che possa essere considerato determinante. Il colpo di testa di Gorlukovic, quest'altro di Fresi, la palla che carambola in profondità, ma è Hlestov che la ribatte lunga. Taribo West salta assieme a Tikhonov ed è Tikhonov poi che entra in possesso di palla, va a chiudere toccando con la punta del piede in fallo laterale Zanetti. Tikhonov lancia per Robson, Colonnese, rimessa ancora con le mani per i giocatori dello Spartak, la effettuano sollecitamente, palla indirizzata all'indietro su Gorlukovic, Gorlukovic per Alenicev, pallonetto morbido colpito di testa Romashenko, pallone che viene allontanato, poi controllato da Klestov, giocato a favore di Tikhonov, converge Tikhonov, fa entrare un buon pallone per Alenicev, la palla ora è per Gorlukovic, ma c'è offside, si respira. L'Inter però non riesce a spostare in avanti il raggio della propria azione e di nuovo in questa fase centrale della ripresa lo Spartak di Mosca mantiene pressoché costantemente l'iniziativa. Beh, direi che siamo abituati, no, a vedere un Inter di questo genere anche in campionato che spesso spesso viene così superata dagli avversari dal punto di vista della produttività di gioco, però quando si tratta di colpire l'Inter c'è, fino adesso l'ha dimostrato. Comunque manovrano molto bene i giocatori dello Spartak, serie prolungata di passaggi, chiude poi in area Fresi, non è finita, Zimbalar con la punta del piede, nuovo tiro d'angolo. E bisogna dire che sono molto bravi i giocatori russi su questo terreno infame anche a dialogare raso terra con una serie di passaggi indubbiamente molto buona. Il rinvio intanto di Zanetti.
tutta l'Inter nella propria metà campo. Il pallone è giocato a favore di Hlestov, largo ancora su Gorlukovic, sulla sua ala Taribo West, in anticipo netto stavolta su Tikhonov. Ancora Gorlukovic alla rimessa con le mani. Tikhonov, Gorlukovic, al centro per Aleinichev. Da questi a Romashenko, Romashenko per Zimbalar, bisogna chiudere, tira Zimbalar a fondo campo. E in effetti anche il contrasto sul portatore di palla avversario da parte dell'Inter non sempre appare tempestivo. Infatti tu dicevi bisogna chiudere, c'è stato Bergomi che ha dato un'occhiata anche a Sartor, dovevamo andare presto su Zimbalar, comunque inconcludente la conclusione di colui che fece gol, ricordiamo, agli europei, all'Italia nel 96 in Inghilterra. Tanto Gorlukovic, che sta giocando molto bene in coppia con Tikhonov sulla destra, il traversone arriva a Fresi, poi il pallone giocato da Zanetti che si gira, prova a venire via sul filo del fallo laterale, il pallone gli sfugge fuori. Intanto c'è movimento anche sulla panchina dello Spartak di Mosca, probabilmente il tecnico Romanziev effettuerà qualche sostituzione. Palla per Ananko, ora Hlestov, ancora Ananko, Romanziev, e l'arbitro disturba in qualche maniera Fresi, che poi è costretto ad entrare in scivolata e l'arbitro lo ammonisce. Chiaramente disturbato Fresi proprio dalla presenza del direttore di gara, c'è ammonizione per Fresi che non è comunque tra i diffidati. Si prende ovviamente con il calcio di punizione a favore della Spartak, mentre siamo giunti al 26esimo del secondo tempo, sempre sul risultato di 1-1. Aleinichev fugge il pallone a Titov, Bergomi, poi l'iniziativa di Zimbalar, palla che finisce fuori, gioco fermo, non c'è rimessa laterale ma calcio di punizione per il fallo di Titov. Batte Sartor, non batte bene, palla che entra immediatamente in possesso dei giocatori dello Spartak, la combinazione è ancora tra Zimbalar e Titov butta in mezzo, c'è Taribo West, Zimbalar, poi la conclusione, serie di rimpalli, ancora pericolosamente il tiro e la deviazione in calcio d'angolo di Colonnese, sempre su Tikhonov, mentre si prepara, si profila un cambio nelle file dello Spartak. Sta giocando molto bene Zimbalar nella formazione russa. A casa è un nazionale, così come nazionali sono i vari Titov, Aleinichev. Sentite il pubblico che intirizzito comunque incoraggia la propria squadra. Grappolo di uomini in area, pallone ancora recuperato, poi è Simeone che anticipa tutti. Rintanato all'indietro, Ananko si impossessa del pallone, la gioca su Aleinichev che è molto bravo anche a farsi trovare sempre smarcato. Palla in profondità a favore di Tikhonov, Tikhonov tenta di suggerire in profondità ancora per il compagno, ma è l'Inter che può aprire il contropiede, il lancio è a favore di Ronaldo. Va Ronaldo, serie di finte, palla che termina fuori e rimessa per lo Spartak, mi pare corretta l'interpretazione, Guadalini è stato un po' titubante, ma in effetti nel doppio rimpallo ha toccato per ultimo Ronaldo. Mentre sta per entrare Buznikin, che è una delle punte a disposizione di Romanziev, giocatore di piccola statura ma piuttosto veloce, non so come si troverà su questo terreno, comunque una delle punte a disposizione del tecnico russo. Tanto Zanetti ha dato al contrasto, giudicato regolare su Tikhonov, il possesso di palla è dell'Inter con Simeone, ecco il tocco a Fresi, va Fresi, d'esterno a trovare Zamorano,
Viene Zamorano e offre un buon pallone allo stesso Fresi, che lo taglia al centro, arriva da quest'altra parte Coe, il quale tenta la combinazione passando in profondità a Ronaldo, che invece stava convergendo verso il centro. Sartor, arriva Coe, ultimo tocco di Evseyev e palla in palo laterale. Ecco che arriva la sostituzione, esce proprio Evseyev e al suo posto entra in campo la giocatore di punta Busnikin, un giocatore di 21 anni, molto giovane. Quindi Ronaldo, tanto è Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo la dà a Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione di Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo, strepitosa prodezza ancora di Ronaldo al 30° della ripresa. Ronaldo segna un gol capolavoro, bellissima l'azione e ancora una volta impietosamente l'Inter con il suo fenomeno sfrutta una delle pochissime azioni offensive. Vedete Ronaldo fra due avversari saltando, evita anche il portiere, depone in gol di sinistro, gol strepitoso. Volevo chiedere a Zé Elias, che rimane sempre qui vicino a noi in postazione, beh, che effetto ti ha fatto? Questo lo sono sentire, può sentire, speriamo che sia una partita per intanto l'uscita di Pagliuca, il colpo di testa di Colonnese, Ronaldo, due palle efficacissime, due gol. Come il possesso di palla? Grazie a Zé, Elias e te Bruno. Abbiamo il conforto anche del parere di Zé Elias. In passato Ronaldo aveva detto che non gradiva essere chiamato fenomeno, ma se lo chiama fenomeno Zé Elias possiamo permettercelo anche noi. Fresi, batte Fresi, è un gol che ha gelato direi letteralmente la... guarda, c'è addirittura gente che sfolla dallo stadio del Dinamo. 32° minuto della ripresa, 2-1 per l'Inter. Sì, gente gelata non solo dal secondo gol dell'Inter ma anche dal clima, che è veramente molto molto freddo. Intanto c'è questo lancio di Klestov sulla ribattuta, è ancora Klestov che entra in possesso di palla. Ora Robson che è un po' arretrato il raggio della propria azione, c'è questo lancio in profondità, attenzione, bisogna arrivarci e difatti ci arriva Sartor mettendo in palo laterale. Per fare un po' di conti Bruno, a questo punto lo Spartak dovrebbe vincere, dovrebbe fare 3 gol ancora. Sì, dovrebbe arrivare a quota 4, vincere cioè con 2 gol di vantaggio. Palla intanto fuori, rubata da Zamorano, scatta in combinazione con lui in tandem sulla destra Ronaldo, eccolo servito Ronaldo si allarga un po' fuori, ma ancora una grande intuizione, è veramente un'ira di Dio ogni volta che va via, qui ridono Milanese, no, ma anche perché hanno preso coraggio hanno preso coraggio dopo il gol di Ronaldo. Sicuramente c'è anche il capo ufficio stampa dell'Inter Sabatini con noi, ovviamente c'è un clima di grande euforia e di tranquillità dopo che per la verità avevano un po' sofferto come noi del resto la grande intraprendenza della Sparta di Mosca, che resta una squadra rispettabilissima sul piano dell'organicità di gioco, della proprietà di palleggio e delle capacità tecniche di molti dei suoi giocatori. Quindi possiamo dire Bruno che l'Inter è molto vicina alla sua quarta finale. Sì, aspettiamo perché intanto c'è questo intervento irregolare su Robson che ha anche un accenno di Colonnese, tranquillo, c'è Canu che sta per entrare. 11-9 uscirà, esce Zamorano. Zamorano ed entra Canu. Tutto questo quando si gioca il 34° minuto del secondo tempo con l'Inter che vince per 2-1 sul terreno dello Spartak di Mosca. Gara
per la verità anche un po' strana, perché per lunghi tratti lo Spartak ha dimostrato di essere completamente padrone del gioco, ma poi quando il pallone arriva dalle parti di Ronaldo quello che conta è buttarla dentro. Sì, ma è un Inter che ci ha abituata anche a questo tipo di situazioni in campo, tattiche, però poi la zampata c'è e quindi 2-1 per i nerazzurri. Si riprende con un calcio di punizione, ora top largo il suggerimento, palla che guizza fuori e viene giocata da Ronaldo, si sovrappone Coe, perfetto il suggerimento, Coe in posizione di ala destra, paglia il traversone dalla parte opposta e sull'accenno di inserimento di Simeone si rifugiano in fallo laterale i giocatori dello Spartak. In effetti, come diceva Marco Civoli, la gente sta cominciando a sfollare e in effetti a questo punto la qualificazione dell'Inter appare abbastanza tranquilla, però non ci sono manifestazioni di disappunto da parte dei sostenitori dello Spartak che hanno incoraggiato la propria squadra. Direi che tutto sommato possono essere soddisfatti anche del comportamento della squadra stessa, ma anche qui a Mosca la fama di Ronaldo era arrivata prima di questa partita, tra l'altro ha anche giocato una partita con la nazionale brasiliana segnando un gol, Ronaldo popolarissimo, e Ronaldo che questa sera con due gemme letteralmente ha tenuto a galla l'Inter. Ora l'Inter va alla conclusione con Kanu, il tiro è a fondo canto. E anche perché lo Spartak ha decisamente mollato dopo la seconda realizzazione di Ronaldo, mancano adesso poco meno di 10 minuti salvo recupero. E a questo punto in effetti la formazione di Simoni può giocare a proprio piacimento, non certo rilassata ma comunque molto più convinta, molto più tranquilla di quanto non lo fosse ad inizio gara. Romashenko parte il suo traversone, c'è il colpo di testa di Colonnese ma c'è una posizione irregolare, gioco fermo e calcio di punizione per l'Inter. Quantunque nel calcio bisogna essere sempre molto accorti e cauti, vede profilarsi la strada per la finale di Parigi in maniera sempre più netta, batte Bergomi, il colpo di testa bellissimo di Kanu per Simeone, prova ad andare via, viene fermato dal libero Ananko, ora in possesso di palla Tikhonov, sicuramente tra i migliori dei suoi, ed ecco il nuovo entrato, il piccolotto della compagnia, Busnikin, ancora Ananko. Sono ora 37 minuti di gioco nel corso della ripresa, il risultato è di 2-1 a favore dell'Inter che ha saputo ribaltare il sollecito vantaggio iniziale dello Spartak. Interviene ancora con calma Bergomi, gioca il pallone su Coe che viene via bene fra due avversari, Coe poi si allunga troppo il pallone, Ananko lo intercetta, lo colpisce anche al volto, forse involontariamente, resta a terra Coe, si prosegue con questa iniziativa di Alejnikov che taglia dentro il pallone per Titov, si è rialzato intanto Coe, la palla ora è per Robson, va Robson, buona la conversione, pessimo il tiro. Dunque Ronaldo si sta avvicinando alla soglia dei 30 gol stagionali, non male per il brasiliano che ricordiamo lo scorso anno vinse la classifica dei cannonieri in Spagna ma non lo scudetto con il Barcellona. E domenica ci sarà la sfida tra gli attuali capocannonieri del campionato italiano, appunto Ronaldo e Biroff. Eccolo Ronaldo, trova sempre la soluzione ottimale, poi però Ronaldo la gioca di fino, è un giocoliere straordinario, ancora va a gettare il passaggio in profondità e guadagna la rimessa laterale. Si ha cercato l'assist direi per Kanu, no? Sul c'è traversone, un nuovo, mentre c'è un nuovo cambio, no? Sì, c'è Recoba. C'è Recoba che va a rilevare proprio Ronaldo. Possiamo chiamarlo il fenomeno Zelias. Ha detto di sì. Bravissimo, determinante anche questa sera, è veramente la grande attesa anche degli sportivi, degli appassionati di Mosca per questa partita, ma per lui in particolare è stata ripagata. Guarda che viene applaudito, eh? Ci sono applausi meritatissimi, vedete l'abbraccio con Recoba, e adesso vediamo in campo in questi ultimi minuti al posto di Ronaldo un altro sudamericano,
Recoba, il Cino, giovanissimo, elemento anch'egli molto dotato. La palla è fuori per Sartor, parte il cross, tenta Canu, poi il pallone viene recuperato. E vedete quanto coraggio ha preso l'Inter, adesso sono in avanti tutti, Colonnese, tutti avanti, a testimonianza del fatto che il quadro psicologico conta moltissimo nel calcio. Calati ovviamente nel morale i giocatori dello Spartak, cresciuti enormemente quelli dell'Inter, per i quali ora tutto sembra facile. Ma facile non è stata la partita, perché per lunghi tratti lo Spartak ha veramente fatto soffrire l'Inter. Ananko, ancora Ananko, il lancio è per Alenicev, che ha confermato anche questa sera la sua grande bravura. Ancora ancora il possesso di palla, Robson, va Robson, pallonetto ribattuto, c'è Canu che controlla all'indietro, poi da bene a Simeone, palla di prima in profondità dove c'è comunque Gorlukovic che rovescia ancora profondo, Zanetti, va Zanetti, resiste all'attacco di Pusnikin. Canu, ancora non si sono capiti stavolta Simeone e Zanetti. Comunque l'Inter recupera, Fresi, palla direttamente in fallo laterale, partita che sembra aver poco da dire a questo punto. Siamo al 41esimo del secondo tempo e il risultato è di 2-1 a favore dell'Inter, risultato che rispecchia quello maturato a San Siro. E possiamo dire che comunque l'Inter è molto più vicina a Parigi di quanto non lo fosse ieri, e credo che sia un evento anche per Beppe Bergomi, che a Parigi una partita ufficiale non l'ha mai giocata, e quindi credo che sia per coronare comunque ancora una volta una carriera luminosissima. E non aveva mai giocato nemmeno a Mosca. Attenzione, il passaggio è da questa parte a Leinicev, tocca fuori, poi Tov va giù, non c'è fallo, contropiede dell'Inter. Recoba, colpo di tacco e non serve a Leinicev, perso la palla Robson, palla ora larga ancora per Gorlukovic, Alenicev, Zimbalar, nuvolo di avversari, porta palla, cede poi a ancora Konov, parte il cross di quest'ultimo, attenzione, Colonnese butta fuori. No, poi si sta verificando un episodio particolare, ci sono almeno 30 fotografi che si sono disinteressati della partita e puntano i loro obiettivi proprio su Ronaldo. Intanto ancora lo Spartak di Mosca con Robson, c'è irregolarità, calcio di punizione per l'Inter, ultimi spiccioli di partita. Inter che è sempre più vicina a Parigi, e naturalmente il nostro augurio va anche alla Lazio, che questa sera gioca la partita di ritorno, sempre per la semifinale di Coppa UEFA contro l'Atletico di Madrid, che ha già battuto in riva al Manzanar. Ancora un intervento irregolare, ha subito fallo stavolta Canu. C'è l'espressione non soddisfattissima di Simoni, ma credo non per l'andamento della partita, ma perché è raffreddato come tutti. Intanto è Zanetti, la palla per Recoba, parte il suo lungo lancio, ribattuto, ancora Zimbalar, saltato Simeone, viene però poi fermato, attenzione, c'è un capannello accentuato, probabilmente Zimbalar, anticipato dall'avversario, è entrato a gamba tesa, vediamo le decisioni dell'arbitro e c'è ammonizione per Zimbalar. È entrato duro su Colonnese, vediamo se la regia russa ci ripropone l'intervento di Zimbalar, che va comunque a chiedere scusa a Colonnese. Era in ritardo nettamente, ecco, vediamo, vedete Colonnese in netto vantaggio e il testone a gamba tesa, pericoloso. Speriamo naturalmente che Colonnese non si sia fatto nulla, mi pare però che l'intervento sia stato non sulla caviglia come avrebbe potuto essere pericolosissimo, ma sul piede. Oltretutto Colonnese domenica ha preso una brutta botta, ovviamente un pestone involontario da parte di Totti, che ovviamente non l'ha fatto apposta, quindi
anche oggi una sorta di replay. Tra l'altro mi pare che sia presente qui a Mosca la partita anche il papà di Colonnese, no? Un Colonnese che si è comportato davvero molto bene. Adesso non dobbiamo parlare troppo bene di Colonnese. Attenzione Canu, Colonnese, se no sarà milanese, c'è un po' in concorrenza con lui, però ovviamente servono tutti. Ancora Titov, prova Titov, nulla da fare. Bergomi, poi il pallone è dato a Tikhonov. Robson tutto spostato a destra, la sovrapposizione, parte il traversone e c'è ancora Taribo West che si rifugia in angolo. Siamo a una manciata di secondi dal novantesimo, come vedete, novantesimo che scade in questo istante. Comincia il periodo del recupero, l'Inter vince per 2-1 allo stadio della Dinamo di Mosca e quindi può considerarsi tranquilla. Attacca ancora lo Spartak di Mosca e di Canu, il colpo di testa a mettere fuori. Aleinichev entra in possesso di palla, la tocca all'indietro ad Ananko, il libero, il cui lancio è controllato da Sartor, molto bravo, lancio bello anche per Canu. Va Canu, gli si avvicina ora Gorlukovic, tiene palla Canu, poi effettua un straordinario passaggio in profondità per Simeone, davvero molto molto bello. E il portiere Filimonov è stato bravo ad uscire al limite della propria area di rigore, ma intuizione veramente bella da parte di Canu che ha smarcato in profondità Simeone. Inter che si dimostra maestra del contropiede, è finita. Allora, tra poco noi lanceremo la sigla di chiusura, ma restate con noi perché ci sarà un prolungamento per la presentazione anche della partita della Lazio e noi chiediamo la cortesia dei nostri due ospiti, qui Zemaria e Milanese, di fermarci ancora per un po'. Ribadisco, il risultato finale allo stadio della Dinamo di Mosca, l'Inter con due gol strepitosi di Ronaldo ha battuto per 2-1 la Spartak che si qualifica per la finale di Coppa UEFA. Grande traguardo per la formazione interista. Linea allo studio per la sigla, poi a più tardi ancora in collegamento con lo stadio della Dinamo di Mosca. A voi Roma.